Mister Esposito, alla vigilia del match contro la Gelbison, si torna subito in campo con grande voglia, mister, di riscatto dopo la sconfitta contro il Troina. Sì, grande rabbia, grande determinazione, un po' per la delusione della partita di mercoledì, del risultato della partita di mercoledì, un po' perché domani avremo un derby. Un derby che, mister, è sempre una partita a sé, insomma, sono le cosiddette partite da tripla. Secondo lei, quale può essere la chiave di volta di questo match? Una domanda difficile. Noi sappiamo cosa dovremo fare per provare ad ottenere i 3 punti. Chiaramente di fronte abbiamo una squadra forte, io lo sto dicendo dal precampionato e dalla prima giornata di campionato. Per me la Gelbison ha un organico che non ha nulla da invidiare alle prime della classifica, tanto è vero che lì a ballo credono fortemente in uno dei posizionamenti di classifica tra i più alti in assoluto. Quindi sarà sicuramente una partita difficile contro una squadra forte, oltre ad essere un derby. Mister, c'è ancora un po' di rammarico per come è finito il derby dell'andata. Era la prima giornata del campionato con la Polisportiva avanti per 2-0 e poi la rimonta della Gelbison del 3-2. Sì, è passato un po' di tempo che ha fatto scemare, affievolire le brutte sensazioni, la delusione, il rammarico e la rabbia del post-gara. Chiaramente quella è una partita che noi ricordiamo e che ci ha insegnato tanto. Ci ha insegnato, come altri episodi in questo campionato, che in questo girone la guardia non può mai essere abbassata, il livello di concentrazione non deve mai scendere perché gli avversari sono pronti a punirti ad ogni piccolo errore e ne abbiamo avuto un'altra prova a mercoledì. Mister, ultima cosa, dall'infermeria arriva qualche buona notizia? In realtà no, nel senso non belle notizie nell'immediato, belle notizie nel senso che gli infortunati più gravi sono sulla via della guarigione e qualche infortunio che si riteneva gravissimo è meno grave del previsto. Mi riferisco a Danilo Saiano, si sospettava una rottura del legamento crociato e invece fortunatamente è, tra virgolette, solo un menisco. Grazie mille, mister. Grazie a te.